È tutto vero per l'Imolese, l'esordio in Serie C solo qualche mese fa impensabile, ora si è realizzato. Di fronte ai rossoblù l'Albino Leffe di mister Alvini. Il primo tempo di marca locale, al minuto 8 Carraro serve Garattoni, il sinistro va però fuori bersaglio. Accade poco nulla con timidi tentativi dell'Emiliano Romagnoli, sullo scadere di fine primo tempo una punizione mette i brividi a Coser. Nella ripresa gli ospiti vengono fuori, da corner di Giorgione Rossi smanaccia così per evitare il peggio, poi su un nuovo traversone dalla mancina del numero 17 Couco alza sopra la traversa. Si sveglia l'Imolese dall'altra parte del fronte, Belcastro semina il panico e per poco non c'entra il bersaglio grosso al 49esimo. È un batti e ribatti, Giorgione scalda le mani dalla distanza Rossi che non si fida della presa. Si passa al minuto 80, Coppola tenta una rasoiata di precisione, sfera sul fondo, poi Rossi è ancora attento sul solito Giorgione. Nessuna delle due squadre affonda la zampata decisiva, anche se l'occasione più grossa del match la creano i Lombardi. Giorgione pesca Mondonico che in scivolata offre un assist al bacio a Colombi, ma da due passi non riesce il tapin vincente. Occasione clamorosa manata alle ortiche e Imolese che si salva anche in pieno recupero quando Coppola accarezza l'esterno della rete. Matura così allo Stadio Gallio un punto prezioso per entrambe a reti bianche in vista della lunga lotta a salvezza.